Ehi, お願いします。grazie se ritornate nel canale Kanko Kaneki. Il ringraziamento è anche dovuto al fatto che in pochissimo tempo abbiamo avuto circa 500-600 iscritti e tutto merito vostro, merito di questa bellissima e fantastica comunità delle arti marziali che sta cercando di rialzare, almeno dal mio punto di vista, rialzare la testa in confronto a quello che ormai possiamo reputare, e parlo da storico, in una fase di decadenza, perché è un dato di fatto, non abbiamo più quei dojo di minimo 30 iscritti, minimo. Io sono cresciuto in un dojo che eravamo quasi 50 iscritti, il dojo del maestro Tamburelli, tantissimi, tantissimi anni fa. E non so, non abbiamo, questi numeri sono difficili da fare. E diciamo, esistono per la media molti dojo formati da un insegnante più al massimo due allievi, forse tre. È effettivamente una fase di decadenza. Però con questi video io sto cercando di analizzare assieme a voi, assieme alla comunità, perché ribadisco, voi non siete dei follower. Voi siete degli amici che amano la nostra stessa passione, nel mio caso l'Aikido, ma in generale le arti marziali. E assieme, analizzando assieme, attraverso questo spunto che do col video, forse riusciamo a capirci un qualcosa di più della situazione di oggi. Perché è troppo facile dare la colpa, per esempio, allo Zumba o ad altre attività sportive. E dire abbiamo i dojo vuoti. In realtà il problema è di entrambe le parti, ossia la novità è sempre la novità, lo sappiamo tutti. Ne parleremo tra un po'. Vi prego di iscrivervi per chi non l'ha ancora fatto, perché ovviamente ci sono più visualizzazioni in confronto alle iscrizioni, quindi vi sono ancora tante persone che sono lì in attesa di capire se il canale è un canale interessante oppure non. Perciò vi prego vivamente di iscrivervi. Così che ci aiutate anche a vincere quell'algoritmo e a fare in modo che il canale possa essere visto anche da persone che magari non hanno miei contatti o non leggono i vari gruppi di Facebook. Ok? Grazie ancora e ci vediamo tra qualche secondo su un argomento che secondo me è molto importante analizzare. A dopo. Hai, onesimas. Allora, benvenuti di nuovo al canale. Ho fatto l'introduzione. Avete visto i nostri marchi che girano? Che tra parentesi li ho fatti io di persona. Susi-sensei mi ha insegnato che non bisogna mai arrendersi, bisogna andare avanti e studiare. E studiare se una persona vuole ottenere delle cose. E così ho fatto. Ho imparato a fare i 3D. Ho imparato a fare prima a lavorare dei video con il Blender. E poi successivamente sono passato a DaVinci Resolve. Qui sotto troverete se siete interessati ad adoperare le stesse attrezzature che noi adoperiamo. Ovviamente al dojo non porto l'attrezzatura tutto quanto perché non ho il tempo. Non ho il tempo e quindi accontentatevi dei video fatti con la vecchia macchinetta che purtroppo con quelle luci non vengono come io desidererei. Ovviamente in un altro contesto, sia se lo registrassimo di giorno oppure se avessimo più tempo per fare dei video promozionali, in quel caso lo porterei tutta l'attrezzatura. Però fino a quel momento spero che possiate accontentarvi dei video perché è più importante il contenuto piuttosto che la grafica. Comunque trovate tutto sotto nella descrizione, le attrezzature che utilizziamo. Il motivo è semplicissimo, perché secondo il mio punto di vista è inutile dire oh, non dico che attrezzatura utilizzo. Se ci sono persone che sono interessate anche a questo aspetto, le attrezzature stanno qui sotto, potete comprarle attraverso il link perché vi porteranno ad Amazon, oppure semplicemente potrete acquistarle dal vostro negozio di fiducia. Ovvio, non tutto oggigiorno viene venduto nei negozi di fiducia perché io, per esempio, la macchina fotografica non sono riuscito a trovarla a Euronics, quello che volevo, che sarebbe la Panasonic Lumix G9. L'ho trovata, per esempio, in un altro negozio. O sempre Amazon, eccetera, eccetera. Tutte le attrezzature altre, capito? Detto questo, vi scrivo, vi chiedo di iscrivervi perché ci state aiutando. Siamo quasi a 2200 nella data odierna, quindi vedrete il video questo venerdì, ossia lo state vedendo adesso, lo state vedendo adesso, io lo sto registrando lunedì perché lunedì è una giornata molto, un po' particolare dove posso dedicarmi dopo un weekend intenso di attività tra
lezioni di coreano, tra un po' inizierò lezioni di inglese e Aikido, eccetera, eccetera. Lunedì posso stare un po' più tranquillo, organizzando per la settimana e fare i video. Quindi iscrivetevi che ci state aiutando, siamo quasi 2200. 2200 è una bella meta. Se pensate che per tantissimi anni siamo rimasti bloccati, sai, tra i 300 e i 400, 2002 vuol dire che l'affetto da parte della comunità marziale verso di noi si è sentita. Allora, l'argomento di cui voglio parlarvi oggi è semplicissimo. I corsi istruttori. Allora, noi tutti sappiamo che esistono questi corsi istruttori, alcuni storcono il naso perché ovviamente dopo tanti anni di pratica in una determinata arte marziale, sentire che qualcuno diventa istruttore non maestro, istruttore, anche se poi ci stanno quelle deviazioni, ma quello ne parleremo dopo. Vi sono dei corsi istruttori che tu diventi istruttore invece di fare tutto il cursus honorem, partendo da allievo fino ad arrivare ad allenatore, istruttore e maestro, ovviamente molti storcono il naso. Però dobbiamo analizzare anche la realtà delle cose. È un dato di fatto. È come utilizzi questo mezzo che è il problema, non il corso istruttore in sé per sé. È una verità. Il come ve lo spiego. Allora, se una persona va a fare questo corso che non sa fare nulla, proprio nulla, e gli danno il diplomino per diventare istruttore e non sapeva fare nulla, facciamo conto il caso di alcuni istruttori di bodybuilding, non hanno fisico da bodybuilder, non hanno mai fatto bodybuilding, però grazie ad alcuni corsi istruttori ricevono il titolo di istruttore e insegnano nelle palestre, io ne ho viste parecchi. Effettivamente è da lì c'è un problema, perché vuol dire che questa persona ovviamente non ha fatto nulla. E qui parlo di bodybuilding, non parlo di arti marziali. Una persona che non ha fatto nulla, che ha il titolo di istruttore, effettivamente può stonare. L'idea del corso istruttore in realtà è che dopo che ti danno i mezzi per diventare istruttore, lì spetta al discente allenarsi al punto tale da divenire un full instructor, full instructor, ossia una persona che ha le conoscenze adeguate per quel livello di istruttore. Molti invece cosa fanno? Una volta ricevuto il diploma, vanno subito a cercarsi una palestra e, che sia arti marziali, che sia altre attività, aprono il corso. E questi corsi la qualità è molto molto bassa. Allora, le persone, voi mi direte, nel 2020 se una qualità è bassa gli allievi non si iscrivono, gli studenti non si iscrivono. In realtà non è neanche vero questa. Spesso e volentieri i corsi istruttori appena nati, tra un po' parleremo delle varie motivazioni, sono quelli dove c'è più voglia di esserci, c'è più gente, piuttosto dei corsi più famosi dove c'è veramente un istruttore di vecchia data che ha tanta tanta esperienza dietro. Ma qual è il problema? Allora, analizziamo bene questa cosa. Innanzitutto, smettiamola, veramente vi invito come comunità a smettere di sputare addosso ai corsi istruttori. I corsi istruttori sono esistiti sempre, perché molti, molti, molti che sono della generazione dopo, per esempio la mia, io sono per esempio nell'Aikido, sono di quarta generazione, insieme a tanti miei amici che adesso stanno facendo un'ottima carriera, bravi, 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 un'ottima carriera, e tra parentesi esistono ancora quelli di terza generazione, i nostri senpai ci sono ancora e tanto di rispetto a questi senpai che hanno fatto la storia dell'Aikido. Però bisogna analizzare che già ai miei tempi di quarta generazione le cose si vedevano. Pensate a quelli che sono, per esempio, i miei allievi di quinta generazione che non vedranno mai quello che è successo durante l'epoca d'oro dell'Aikido. Nel caso dell'Aikido, come d'altronde esistono per il Kung Fu, per il Wing Chun, per parlare di Kung Fu Tai Chi, tutte quelle arti, cosa accade? Per fare in modo di creare una diffusione sul territorio, si facevano i corsi istruttori per persone che erano già brave in un'altra arte marziale, facciamo conto un judoka, già bravo a cadere, già sa fare le sue tecniche, eccetera, eccetera. E quindi per fare in modo che costui potesse aprire un ramo, un branch di un dojo, cioè un dojo, scusatemi, di una struttura.
Lì si faceva un corso brevissimo che all'epoca noi chiamavamo corso WinZip. Mi sa che sono stato io a inventare questo termine, o sono stati altri, comunque sia, non importa, siamo stati comunque sia tutti complici a inventare questo termine. Comunque sia, un corso WinZip, zippato. E con questo corso zippato si chiedeva a questo istruttore, già cintura nera di judo, eccetera, eccetera, di aprire un corso per l'aikido, così che l'aikido si poteva diffondere sul territorio. Il concept è molto buono, perché effettivamente all'epoca storcevo solo il naso. Oggi come oggi invece sono d'accordo sul fatto che sia molto buono che ci siano queste cose, ci siano state queste cose. Il punto focale però è semplicissimo, è semplice, semplice, semplice. Sempre la qualità, perché molte delle persone che fecero questi corsi non hanno proseguito di fare Aikido. Hanno voluto avere il titolo e si sono poste all'interno di X associazioni, federazioni, eccetera, eccetera, come se avessero già raggiunto una vetta, una cima, facendo in modo che tutti gli altri che stavano arrivando, facendo il corso sonoro classico, non avessero gli spazi per poter aprire un corso oppure per poter praticare al meglio. E il problema è sempre l'essere umano. Torniamo allo stesso discorso. In un progetto che può essere buono è sempre l'essere umano. E non storciamo il naso che è un progetto cosiddetto nostrano, perché io in questo caso mi metto all'interno di tutti coloro che hanno vissuto l'Italia nell'epoca d'oro fino a questa decadenza. Nella realtà, questi tipi di corsi sono stati praticamente inventati, non dico inventati, però comunque sia, ci sono sempre stati dal Giappone, dalla Corea, dalla Cina, dalle Filippine e poi dall'Indonesia a qui. Ossia, quando un maestro giapponese voleva aprire un branch in Europa, dava i gradi necessari per poter aprire questo branch, questo gruppo. Alcuni erano più onesti e facevano aprire, come è successo con me col Daito Ryu all'epoca. Di aprire un corso, un gruppo studi, ok? Poi mano a mano che ricevevo esperienza, acquisivo esperienza, ricevevo conoscenza, mi allenavo negli anni, a mano che andavo, si andava avanti, dal gruppo studi si passava a un vero e proprio dojo dove l'insegnante è riconosciuto come sensei, eccetera, eccetera. Questo per i gruppi più, ovviamente, più, tra virgolette, onesti. Beh, onesti in senso, tra virgolette, più tradizionali, non onesti. Non è che gli altri non lo siano, assolutamente. Non badate, non sto, qui non c'è mai il dissing verso gli altri, ok? Il problema è quando si fanno dei corsi, si aprono dei branch e ti danno subito, senza neanche essere andato in Giappone, i diplomi. Vi è un caso di una scuola di una certa nota arte marziale giapponese, dove all'epoca tutti volevano avere questi gradi, tutti volevano fare il corso XYZ. Allora, sono stato avvicinato da queste persone perché ovviamente ci stanno dei link di amicizia, eccetera, eccetera, eccetera. Non vado a indicare né l'arte né chi sono. Cosa accade? Mi accorsi subito perché il cosiddetto so che mi aveva già messo all'interno di un gruppo di scrittura, eccetera, eccetera, perché ovviamente volevano sapere a carte scoperte, giocavamo tutti a carte coperte, volevano sapere quale livello di conoscenza avessi o se fossi interessato anch'io ad aprire un branch da parte loro. Quello di cui mi accorsi è che spesso e volentieri davano dei densho, senza che la persona avesse mai praticato nulla, anzi, spedivano i cosiddetti famosi video, ok? Una volta ricevuto il video, tu studiavi il video, andavi in Giappone, ti facevi il viaggio e loro ti danno il densho che preparavano in modo tradizionale con tanto di cerimonia. E poi, mano a mano, sono diventati anche più specialisti a dare questi densho. Che valore ha? La gente ha imparato dai video, ok? E quanti di noi storcono ancora il naso sulla questione del video? Non escludete il discorso che anche io metto i video online, però il video online che mettiamo noi del Kanku Kanaiki, sono video che danno un accenno, infatti li chiamo pillole, affinché le persone sappiano che nell'Aikido si può fare questo tipo di esercizi, ok? O nel Daito Ryu si fanno questi tipo di esercizi. Preparare delle persone attraverso i video. E poi dare un diploma di conoscenza con questa persona che non sta lì neanche una settimana, questo
Questo è un grande male, perché è tipo una malinterpretazione dell'essere umano, ossia di questo Sokke e del suo gruppo che malinterpreta questa situazione qua. Il discorso però è che non è neanche così lontano dalla realtà, perché diciamoci il vero, noi, molte persone, io conosco molte persone, amici miei, che fanno Brazilian Jiu-Jitsu, ovviamente alcuni appartengono a varie famiglie Gracie o Machado, eccetera, eccetera, ok? Queste persone hanno storto il naso perché ovviamente ci sono i due fratelli Gracie che sono dei geni, tecnicamente sono sublimi, hanno un canale YouTube meraviglioso, mi sembra che si chiamano Ryan, come, hanno dei nomi difficili da pronunciare, più difficili anche dei miei, del mio nome. Comunque, tutti hanno storto il naso perché hanno creato l'università dei Gracie. Come d'altronde all'epoca si storceva il naso perché uno veramente famoso come Monny Azik era uno dei primi ad aprire l'università delle arti marziali. Ma diciamoci il vero, molto spesso anche nel karate, nel judo, nell'aikido, special modo in alcune scuole di aikido, si davano video di seminari affinché l'istruttore che stava imparando potesse imparare la forma, ok? Ma qual è allora la differenza? Perché in finale si parla sempre di questi benedetti video. E so, tanti anni fa, quando organizzavo seminari per l'Imam Ryu a Roma, qui oggi sono a Cagliari, perciò si parla veramente di tanti anni fa. Mi ricordo di certe persone che avevano gradi altisonanti che venivano da chi faceva Imam Ryu. Da persone appartenenti ai miei senpai, per esempio, venivano a chiedere che cosa? Il video di Itoiro Saito. I video, così che con questo video potevano fare seminari per X anni. Anche questo è un grande male. Allora, qua dove sta la realtà? La realtà sta del fatto che nelle arti marziali si è sempre fatto di dare del materiale, e questo si fa anche all'università, si dà del materiale affinché si possa lavorare su certe determinate cose. E poi qui è il fattore vero. Una volta che impari certe determinate cose, anche io lasciavo del materiale, per esempio, ai miei allievi esterni dal mio dojo di Roma. Una volta che fai queste determinate cose, dopo ci si aspetta che ci si alleni tanto tempo, e in questo caso i miei allievi esterni lo facevano, ci si alleni tanto tempo dal vivo affinché quello che hai imparato memonicamente come forma lo esegui tecnicamente. E così fanno quelli di Gracie, così fanno quelli del gruppo di Monny Azik, così fanno tutti i grandi professionisti, ok? Non che io sia a livello di costoro, io sto solo dicendo che la prassi è quella. Il problema è quando, tornando al discorso del Sokke giapponese, tu non ti danno il video, ma non ti fanno neanche allenare, ti danno direttamente il Densho, e quello è un grave, grave problema. Quindi, tornando a noi, che differenza c'è tra questo sistema e il sistema istruttori fatto in un weekend? In molti casi io dico questo, almeno in un weekend una persona si allena, capite? Il problema di fondo però è sempre il dopo. Una volta che tu impari le varie cose da fare, le varie procedure, prendi appunti, prendi la cosa. Se non ti alleni quando ritorni a casa e te ne freghi altamente, scusate il termine, non ti interessa altamente di quello che stai facendo, in quel preciso istante quello che hai imparato diventa nullo. Ed è brutto. Io ora, nel caso del bodybuilding, io ho preso prima il caso del bodybuilding, non per offendere i bodybuilders, però effettivamente si vede uno, non dico i freak che hanno i muscoli giganteschi, eccetera, eccetera, quelli sono casi a sé stanti, però una persona tonica, allenata, muscolosa, e vi posso assicurare che qui in Sardegna una persona che conosco insegna a lavorare di muscoli, ci avrà, non mi ricordo se ha 50 o 60 anni, c'ha una tonicità muscolare che è invidiabile, invidiabile, perché lui si è allenato per tutta la vita, un insegnante di kickboxing che si è dedicato anche al fitness, e quindi si vede. Vedere persone cosiddette mollaccione, come direbbe Cicalone, mollaccione, che si autoinventano, come è giusto fare, perché oggigiorno nel 2020 è anche giusto che ci si autoinventi, perché non si può pretendere che le cose possano andare sempre in una determinata maniera. Quindi delle persone che si sono autoinventate, perché devono sopravvivere,
Cosa fanno? La pigrizia. Imparano quello che vogliono imparare, poi prendono il diploma e vanno subito ad aprire il corso. E questo, scusate se mi muovo, ma non voglio che il video venga interrotto e parlo per ore senza che mi accorgo che, come ho detto, la Lumix ha, come tutte molte macchine fotografiche, ha un limitare di 30 minuti. Comunque sia, e quando succedono queste cose, ed è molto molto brutto, brutto per quale motivo? Per un motivo semplicissimo. Non c'è passione, non c'è voglia di migliorarsi, c'è solo voglia di guadagnarci sopra inventandosi un lavoro. Allora, tanto vale che ti inventi qualcos'altro, però le possibilità sono poche e quindi non è neanche sbagliato farlo, però almeno impegnati. E stessa cosa per le arti marziali. Che senso ha che una persona faccia un corso istruttori di Krav Maga, di Judo, di Aikido, quando c'erano, oppure di varie X arte marziali, che può essere il Pekidi Tirsia, per fare un esempio di un'arte che va molto di moda ultimamente, che sarebbe l'arte indonesiana, filippina, ok? Che senso ha fare un corso istruttore se poi non ti alleni? Questo è il problema di fondo. Perché una persona che si fa un bel corso istruttori, che poi se ne frega altamente, cioè si interessa altamente, non si interessa altamente di fare un allenamento successivo a quello che è stato il corso vero e proprio, cosa darà? Darà le nozioni, quel minimo di nozioni che ha imparato durante il weekend all'allievo. Allora, come dicevamo prima, ci siamo detti che spesso e volentieri questi corsi sono pieni. Allora, dobbiamo capire anche questo, dobbiamo fare un'analisi anche di questa cosa. Prima di tutto, i corsi, nuovi corsi, attirano molto di più la gente. Secondo, mentre l'appassionato, magari, questo è un errore dell'appassionato però, errore bonario, magari l'appassionato si dedica esplicitamente solo a voler dare col proprio cuore quello che vuole insegnare, ok? E di questo magari ne facciamo fare un altro video vlog, magari quello della settimana successiva, della prossima settimana. Allora, qual è il problema? Che chi ha fatto il corso istruttori ha voglia di guadagnare, ha voglia di subito di mettersi a lavorare, giustamente o sbagliatamente che sia, tendenzialmente giustamente, però. Vi ho detto, una morale di doversi allenare a casa ci sarebbe da fare, ok? E quindi, una volta preso il diploma, va nella palestra X, lo appiccica sul muro e si accordano per aprire il corso. Il corso è pieno. Perché? Per quale motivo? Perché costui, proprio per la voglia di fare merchandising, di fare marketing, di fare tante cose. Si organizza e in questo caso fa molto meglio in confronto all'appassionato che invece si aspetta che ci siano altri appassionati che vengano a praticare nella sua dojo, nel suo gruppo, eccetera, eccetera. La realtà è che purtroppo oggigiorno senza marketing, senza merchandising, senza fare lavori di social, senza X cose, le persone non si avvicinano. Quindi a volte capita, nel bodybuilding si nota di meno, perché prima o poi si capisce che le cose non stanno andando perché il fisico dell'altro non migliora. Nelle arti marziali, soprattutto quelle tradizionali, le cose si allungano, allungano, perché lo sapete, già all'epoca nostra, io parlo di quarta generazione, si diceva sempre un giorno imparerai cosa, che in realtà è una bestialità questa cosa, capito? Un giorno imparerai cosa? Nella realtà non è così. Non è così, però anche questo faremo un altro video riguardo a questo argomento. Comunque sia, tornando a noi, nelle arti marziali le cose sono veramente allungate, allungate al punto tale che un allievo che inizia, facciamo conto, da Mukyu, perciò 0 grado, 0 gradi Q, fino al primo Dan non si accorge neanche di quello che sta facendo. E una volta all'interno del sistema palestra, non vuole abbandonare fino al conseguimento di X gradi perché gli sembra che ha perso il tempo e il denaro che ha investito per questo percorso. Quindi tendenzialmente queste persone tendono a non voler lasciare. Altre persone non si informano neanche, questo è un altro di quei grandi mali, non si informano su
su cosa si sta facendo, non si informa che al di fuori del proprio pozzo c'è un universo vastissimo di insegnanti di vario tipo e vari livelli. Si accontentano di quello che stanno facendo e proseguono con quello che stanno facendo, fino a che, fin tanto che stanno bene, lo fanno. E qui non, nessuno può dire state sbagliando, io sarò il primo. Ti piace quello che stai facendo? Fallo, punto. Però bisogna ammettere che questi corsi dove c'è molto marketing, molto merchandising, dove l'insegnante è presente ovunque, dove fa marketing, in cui va a X seminari dove palesemente fa una lezione di 5 minuti, poi passa la parola ad altri, ma nelle foto compare con tanta gente, queste cose qua ovviamente attirano. Attirano molto di più dell'appassionato che sta aspettando nella propria palestra, che tecnicamente magari è di un sopraffino incredibile. Ma nessuno ti segue perché non hai fatto il giusto merchandising, marketing, eccetera, eccetera. E come dire, io ho una bella Ferrari, la posteggio dentro. Cosa che non ho tra la Ferrari, eh? Non pensate che abbia la possibilità di comprarmi una Ferrari. Comunque sia, è come se avessi una Ferrari. Una Ferrari e la posteggio dentro il garage. Non lo porto mai fuori, sono felice di averlo, però non portandolo mai fuori uno si rompe la Ferrari, perché una macchina deve essere comunque sia usata, e si rompe e nessuno sa che ce l'ho e me la godo io, sì, ma è un cantare suonarsela da soli. Quindi il problema è proprio questo: cosa queste persone nel loro male, quindi parlo di coloro che hanno fatto il corso istruttore, nel loro male riescono a fare molte più cose di coloro che invece sono appassionati e non hanno neanche l'idea, i mezzi per farlo. Possiamo giustificare del fatto che chi si allena tanto non ha il tempo di studiare queste cose. Io nel mio caso sono stato fortunato perché ho molto tempo, ma di questo ne parleremo in un video dedicato alla mia vita, se qualcuno di voi è interessato, ovviamente. Non voglio attediarvi con questi racconti personali. Comunque, tornando a noi, chi ha i denti non ha il pane, chi ha i denti, chi non ha il pane ha i denti. Questa è la frase che Susie Sensei di tanto in tanto mi dice sempre. Che purtroppo è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. Quindi, sono sbagliati i corsi istruttori? Assolutamente no. Sono fatti bene, se sono fatti bene, organizzati bene, hanno un loro perché. Io stesso, oggigiorno, che ho molto meno tempo, sarei molto interessato a fare alcuni corsi dove c'è un certo tipo di functional training molto molto interessante e l'insegnante è bravo, è talmente bravo, ha fatto anche un buon marketing, anche un ottimo fisico, quindi ti invoglia a volerlo fare, ok? Però purtroppo è una questione di tempo. Come d'altronde ci sono tanti sport nuovi che stanno comparendo. E mi piacerebbe farli, perché ovviamente non perché ho necessità, diciamoci che sono fortunato a poter insegnare un Aikido molto completo, un Daito Ryu che aiuta il sistema Aikido, perciò diciamo ancora più completo, a cui ci si aggiunge le pratiche del judo e della box che ho fatto in questi anni. Il sistema Kankukan Aikido effettivamente è molto molto pieno, sono quindi. E la paura è di non, cioè, la paura che cos'è? Che è talmente grande da non dare all'altro, capite il senso? A fare in modo che l'altro sembra che stanno vedendo un universo gigantesco, e questo è da evitare, ovviamente. Perché ovviamente quando c'è anche troppa materia, le persone cominciano ad aver paura. Ovviamente io ho cominciato a creare un sistema, cioè ho strutturato la mia conoscenza in questa maniera. Insegno l'Aikido perché le persone si avvicinano per l'Aikido e il messaggio dell'Aikido mi piace, quindi insegnerò l'Aikido a tempo indeterminato, ok? Anche fino al quinto dan, sono un sesto, posso dare fino al quinto dan. Però dal primo dan, cioè dallo Shodan in poi, comincerò a insegnare, insegno spesso, insegno sempre il Daito Ryu in parallelo, ovviamente. Durante la pratica dello studente fanno le tecniche di judo. Allora, la domanda che potreste pormi è questa: tu faresti mai un corso istruttori? Allora, io la risposta è semplicissima. Prima di tutto è un sì, ve lo dico serenamente. È un sì perché ci sono tante persone da parte europea, inglesi, c'ho anche un signore che è della Polonia, che
che vorrebbero venire in Sardegna a imparare. Ovviamente la questione è che la Sardegna è molto lontana e purtroppo al di fuori dell'Italia, la nomea che una persona ha studiato in Italia, alcuni, cioè, perché purtroppo è veramente una questione di esterofilia. Sembra che quello che proviene dall'Italia, se non è moda, calcio o il mangiare, non abbia valore. Non è vero. Qui in Italia ci sono i fior fiori di insegnanti di altissimo livello. Altissimo livello. Solo che, ribadisco, è sempre la questione di marketing, non sanno vendersi. E quindi ogni cosa che viene dall'Italia sembra di bassa qualità in confronto ad altri. Questo è il problema, il grande male dell'arte marziale al di fuori del nostro territorio italiano. Allora, io sono convinto che le persone che vogliono imparare il nostro stile, che sia persone all'interno dell'Italia che all'esterno, abbiano il diritto di farlo. Quindi sì ai corsi istruttori, però avendo avuto esperienza di allievi fuori sede, cioè perciò dei sotodesci, come diremmo noi dell'Aikido, degli allievi che sono al di fuori di là, e essendo stato io uccideschi varie volte, sono arrivato alla conclusione che la metodica deve essere comunque sia una metodica sincera e seria, ossia il corso istruttori, se si fa, le persone devono guadagnarsi il titolo, perché non è giusto neanche nei riguardi di chi è all'interno del gruppo. I miei allievi diretti imparano molto più tempo con me, sono all'interno da più tempo. E si ritrovano uno che ha fatto il corso istruttore che diventa un loro senpai. Secondo me non è giusto questa cosa. È giusto per chi vuole fare un grosso marketing, non ha questi tipi di livelli e permette un po' a tutti, magari non ha un proprio dojo, un proprio kwon, non ha un proprio tojang, come diremmo nelle varie lingue, non ha un proprio palestra. E quindi non ha degli allievi di tipo giornaliero, perciò i miei allievi sono li incontro tutte le settimane, quindi sono degli allievi, degli uccideschi giornalieri. Chi non ha questo tipo di strutture, vediamo, possiamo immaginare questi famosi insegnanti, eccetera, eccetera, fanno il corso istruttori e gli donano certe possibilità, oppure certe possibilità che li rende migliori, cioè, non hanno il confronto con chi si allena quotidianamente. Questo è il discorso fondamentale. Idem con patate, altro metodo è quello dei Gracie, ossia ti danno il titolo fino alla cintura blu. Ok? Poi dalla cintura in blu in poi devi praticare per arrivare a una determinata. Devi allenarti, devi fare le cose per arrivare alla cintura nera, alla fatidica cintura nera. Vi sono tanti metodi. Io sono convinto che non è giusto nei riguardi di chi pratica quotidianamente dare dei titoli e renderli senpai di chi invece si allena tutti i giorni, non è giusto. Questo l'ho già provato a mie spese, perché quando si sono avvicinati alcuni Aikidoka, alcuni del mondo di Jiu-Jitsu, gli ho dato il titolo di istruttore. Escludiamo quei personaggi che poi prendevano il titolo, poi andavano a zigzagare a destra e a sinistra, lasciamo perdere quelle cose là, non sono cose importanti. Però è un dato di fatto che in confronto a chi si allenava quotidianamente nel nostro dojo centrale non era giusto. Quindi non è bello creare situazioni di questo tipo. Pertanto, nei corsi istruttori io li aprirò perché le persone possono aprire un gruppo studi. Questo è come ho imparato a fare nel Daito Ryu. Col gruppo studi potranno andare avanti e gli darò le titolazioni a mano che impareranno a muoversi, a praticare, a insegnare, a fare tante cose. I titoli dati così nudi e crudi, senza un retroscena dietro, non penso che sia giusto, né tantomeno è una cosa carina da farsi, ok? E ultima cosa da dire è questo qua. Cosa penso di altra gente che fa? Cioè, io vi dico, il dojo, nel mio caso, il mio dojo è sempre aperto. Chiunque voglia venire e provare è sempre il benvenuto. Chiunque appartiene a parità di arte, perché quelli dell'arte esterna devono si mettere una cintura bianca e ricominciano da zero, questo è un dato di fatto.
Però chiunque sia, abbia un grado dan di Aikido, di qualsiasi federazione, eccetera, eccetera, ovviamente dipende poi se il maestro, il loro maestro era legato a un maestro riconosciuto, eccetera, eccetera, che è giusto che sia così, eh. Ovviamente cosa deve fare? Deve comunque dimostrarmi giorno per giorno che si merita di essere considerato uno Shodan, ok? Quello che hanno acquisito nella loro scuola, storia, nessuno glielo toglie. Però, quando sei nel nostro dojo, devi seguire le regole del dojo. E noi ci alleniamo molto. E non per pubblicizzare, signori, ragazzi, non è per questo. Non ho neanche l'interesse, vi ripeto. Io non ho mire espansionistiche. Non mi interessa assolutamente. Però bisogna ammettere che è la mia opinione, e questa opinione rimane opinabile, come dire, diceva qualcuno che mi ha scritto. Però. Opinabile, qualsiasi opinione è opinabile. Io vi dico la mia. La mia opinione è che chi viene nel nostro dojo deve meritarsi quello che sta facendo. Idem con patate sarà per i corsi istruttori. Semmai organizzerò dei corsi specifici per delle persone esterne, molto lontane dal dojo, per rispetto per chi è all'interno del dojo stesso, dovranno meritarsi quello che stanno facendo. E li farò faticare, ma tanto, perché per mia fortuna io non guadagno con l'Aikido. E quindi, per nostra fortuna, non è questa la fonte primaria, è un hobby, un bellissimo hobby che è parte integrante di me. E quindi, proprio per questa libertà, riesco a non entrare in quel tipo di merchandising. Allora, l'ultima cosa, l'ultimo pensiero è questo: per chi fa bodybuilding, se ne accorge subito. Se il proprio istruttore è un istruttore che. Oppure ci sono quelli là che prendono i titoletti di yoga. Cioè, Susie Sensei ha dedicato un'intera esistenza allo yoga. E vediamo persone che vanno a fare un corsetto da 24 ore neanche. Cioè, se sono 2 giorni, 2 giorni, perciò 4 ore, sarebbe 8 ore, ok? 8 ore, 8 ore, e si prendono il titolo di istruttore di yoga. Che dire? Lì ci si accorge. Prima o poi ci si accorge, poi c'è l'affetto, le persone rimangono lì, libertà di ciascuno, perché diciamocelo, i soldi e il tempo di ciascuno di noi è proprio, dobbiamo rispettare i soldi e il tempo degli altri, come gli altri devono rispettare i miei soldi, il mio tempo. Quindi, se le persone vogliono investire in quello, lo facciano, cioè nessuno gli dice qualcosa. Per quanto concerne invece le arti marziali, vi dico la mia opinione, sempre opinabile, eh? Aprite gli occhi. Andate in giro, fate seminari. Non state con l'idea io devo avere l'insegnante sotto casa. Girate, girate, girate il mondo. Girate, siate appassionati, vedete il mondo, vedete cosa c'è al di fuori della vostra palestra. Questo non vuol dire mancare rispetto a chi amate, ma l'arte, e in realtà si potrebbe anche definire anche per lo yoga, l'arte. È qualcosa che curi dentro il cuore e non puoi stare sempre con una persona che palesemente non ti dà quello che il tuo cuore sta cercando. Girate, girate perché il mondo è veramente pieno di brave, bravi, 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 bravi insegnanti. Pieno. Basta soltanto cercare quello che si vuole e state attenti a quelli che fanno marketing, perché ovviamente hanno tanti soldi, quindi bisogna stare attenti. Detto questo, vi ringrazio di aver seguito il video. Come vi ho detto, non c'è nessuno scopo di dissing, perciò parlare male di una persona ovviamente specifica, né di trollare chi fa quelle cose. Ciascuno fa le sue scelte e ciascuno che segue il proprio insegnante lo segue a propria libertà, nessuno gli punta la pistola nella testa, capito? Quindi va benissimo che sia così, va benissimo che sia così. Vi prego di iscrivervi, speriamo che con questo video riusciamo a raggiungere un numero più grande. E vi ho detto, non per diventare l'influencer, a me non interessa diventare influencer, bensì mi piace molto l'idea che riusciamo a fare una bella comunità di scambi culturali, perché vi ringrazio tantissimo che mi state scrivendo su YouTube. Preferisco rispondere su YouTube perché ovviamente controllo più spesso YouTube che Facebook, quindi scrivetemi là direttamente. Comunque sia, in generale cerco di rispondere un po' a tutti. E vi ringrazio di cuore.
e iscrivetevi al canale e vi aspetto per i prossimi video. Arigatou gozaimashita.